uno dei grandi elicotteri sta prendendo terra giù in fondo all'eliporto improvvisato. Mentre l'altro sta sorvolando la nuova sala paruta, la zona dove dovrebbe sorgere la nuova sala paruta. Infatti qui ancora siamo a metà strada per quanto riguarda la ricostruzione delle abitazioni private. Intanto vediamo che Giovanni Paolo II ha preso posto a bordo della macchina scoperta per raggiungere dall'elicottero l'altare. È un percorso di circa 1500 metri, vedete Giovanni Paolo II che benedice la folla, percorre questo chilometro e mezzo fra due fitte ali di folla in festa, si deve fermare vicino alla Madonna dei Terremotati, dove sono ad attenderlo i vescovi della zona. C'è il vescovo di Mazara del Vallo, il vescovo di Trapani, il vescovo di Agrigento e il vescovo di Piana degli Albanesi. Giovanni Paolo II si avvia a piedi a benedire la Madonna, ai piedi della quale sono scritti i nomi di tutte le vittime del terremoto che sconvolse il Belice alle 13:29 del 14 gennaio 1968. Requiem aeternam donaeis Domine. Et lux perpetua luce a Tei. Requiem aeternam donaeis Domine. Et lux perpetua luce a Tei. Requiem aeternam donaeis Domine. Et lux perpetua luce a Tei. Requiescant in pace. Amen. Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Il primo pensiero di Giovanni Paolo II è sceso nella terra del Belice, è stato per le vittime del terremoto, una preghiera per le 300 vittime del sisma del 14 gennaio del 1968. Case della nuova sala paruta, di cui vi parlavo prima, che stanno proprio dietro all'altare papale, sopra una collinetta arata di fresco, e questi scheletri di case sono un po' l'emblema dei ritardi in quest'opera difficile ma possibile della ricostruzione. Difficile perché è sempre problematico sanare le ferite di un disastro naturale come il terremoto del Belice, ma possibile perché l'uomo con la sua intelligenza e con la tecnologia di cui dispone può dare a questa gente la possibilità di un focolare. Sentite dei cori di bambini che danno il benvenuto al Papa con canzoni semplici ma toccanti, semplici come lo spirito di questa gente siciliana ma nel senso evangelico, dove semplicità sta per onestà, per laboriosità, per disponibilità. Sentire questi ragazzi nati dopo il terremoto cantare l'importanza della buona volontà, credo che sia un richiamo per tutti e soprattutto per coloro che hanno la responsabilità del bene comune. Santità, quale decano tra i sindaci di questa valle? Tocca a me il privilegio
di porgerle l'omaggio e il benvenuto delle municipalità e delle popolazioni. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle della Valle del Belice, grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Si compie stamani un desiderio che ho coltivato a lungo nel cuore, quello di venire nella vostra terra, sconvolta dal terribile sisma del 1968, per recarvi la testimonianza del mio affetto e per incoraggiarvi nel generoso impegno con cui state lentamente sollevandovi dalle conseguenze di quel doloroso evento. Sia lodato il Dio che mi concede la gioia di questo incontro con voi tanto caloroso e cordiale. I paesi terremotati si susseguono ai piedi del trono papale per portare i frutti della terra e del lavoro dell'uomo. Comincia Sala Paruta perché siamo nel territorio del comune di Sala Paruta, poi segue Poggio Reale, Montevago, Calatafimi, Campo Reale, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi, Partanna, Roccamena, Salemi, Vita, Santa Margherita Belice, Sambuca, Santa Ninfa. E poi c'è una rappresentanza delle ACLI e dei coltivatori diretti, i lavoratori dei campi e di tutta questa zona della Valle del Belice. E l'ultimo dono verrà portato da una bimba cieca di Sala Paruta, porterà una coppa di miele, simbolo delle 3 tonnellate di miele che sono state inviate in Polonia per i coetanei polacchi. La coppa di miele che porta la bimba di Sala Paruta è destinata ad una bambina polacca, sua coetanea. Vedete sul teleschermo la processione offertoriale, uomini, donne, giovani nei tradizionali costumi siciliani che portano i doni al Papa. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et sorbim meus benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voglio concludere questa cronaca ricordando che Giovanni Paolo II è venuto qui a ricordare a tutti che è giunto il momento di cancellare la degradazione della baracca, a lanciare un appello alla solidarietà e alla comprensione, a lanciare un appello in favore di questa gente che da troppo tempo aspetta la risoluzione dei propri problemi.
Sala Paruta Nuova,